domanda del pubblico, però volevo fare una iniziale a Marco Giovenale, perché poi è stato lui a darmi per primo questo progetto, e quindi ho sempre mi rimane qui uno, quantomeno un ambasciatore, diciamo, concettuale di questo progetto, e per dire a chi non lo conoscesse un po' la storia del sito e di come vi siete incontrati, come si sono incontrati i vostri testi. In effetti poi è bello proprio pensare e ricordare che si sono incontrati in effetti in prima persona, grazie a una persona che qui non è presente ma che tutte le volte tengo a ringraziare anche per questa ragione qui, che è Biagio Cipollato. È stato grazie a lui che ho conosciuto Gerardo Montolotti e successivamente Zaffarato, indipendentemente anche Alessandro Prodi, con dei di Firenze per altre ragioni, e poi io ho scoperto che i tre si conoscevano. Cioè, questo nel 2004-5, il convegno è stato nel 2004 se non sbaglio, nel 2004-5 sì, alcuni anni più o meno, nel 2004 anche l'anno di uscita di alcuni dei nostri testi, tutti noi più o meno siamo stati ospiti delle pagine online di Biagio Cipollato, in alcuni casi erano quasi un libro. Quella che è amicale, veramente amicale sulla base anche di interessi comuni che poi sono sostanzialmente quelli fortissimi e preponderanti e io direi anche molto legati, e poi dirò anche che senso si svilupperà magari per poche settimane sul discorso su questo legame, al libro Prosa in Prosa, e il lavoro di traduzione che meno forse Alessandro Broggi e io, anche se entrambi abbiamo tradotto, ma soprattutto Andrea Rao, Sandra Inglese, che si sono aggiunti alla compagine di Gambe successivamente, e Gerardo Portolotti e Michele Zaffarano hanno affrontato negli anni traducendo qui dall'inglese e dal francese, nel caso di Rao, sempre dal giapponese, una quantità di autori che faccio lo stesso discorso tutte le volte che parlo di Gambe, ma in effetti non sono tradotti in Italia fanno registrare una mancanza che è molto comune nella collimazione della ricerca in Italia, della ricerca che si fa in altri paesi, in un gap difficilmente comprensibile, o forse comprensibile per ragioni storiche. Comunque, autori come Christophe Carcos, per la Francia, Jean-Michel Espitalier, Olivier Cavillon, Valerio Marina, autori che, parlo dell'area francese, ma c'è l'area anglofona, diciamo in anzi, perché appunto Jeff Derksen è canadese, Casey Siremoana statunitense, altri ce ne sono. Non abbiamo tradotto, ma credo che fosse ospitato qualcosa di Tom Raworth sì, autori di diverse, molto diverse generazioni, ma se pensiamo per esempio che proprio di Raworth, praticamente in Italia è comparso soltanto un pochettino, pubblicato da Supernova, forse 20 anni fa, effettivamente ci si domanda come mai cioè, succede, ci sono queste cose. Beh, abbiamo utilizzato il traduttore di John Ashbery in Italia e John Ashbery è rimasto per qualcosa come 25 anni, 30 anni, se gli sarà un'adeguata e giusta traduzione in Italia. Adesso grazie a Daniela in questo sistema è uscito un po' questo stato di cose. Per non parlare appunto dell'uscita recente di una raccolta che è insieme, le opere di Jean-Jacques Guiton, alcune appunto di tre inglesi per l'edizione Metauro, che anche lì colgono in modo totalmente incomprensibile. Perché? Perché noi conosciamo la Francia o l'Inghilterra per, non so, che noi dobbiamo fare un po' qua e conosciamo il tempo. C'è tantissima invece scrittura interessante, e allora dice, a volte anche io avevo 95 piace perché sta per compiere penso 70 e oltre, adesso la mia ragione. C'è una scrittura che mi piace perché la mia ragione è stata uscita da Piazzano, che aveva una gente molto bella, appunto, infatti c'è anche un verso che non si aveva prodotto stato nel sistema portrait in a convex mirror. Ma forse dopo 30 anni, poi potremmo paragonare a Edward degli anni
dico questo perché non soltanto per spiegare il senso dell'incontro, del lavoro più o meno collettivo, una relazione del sito appunto www.gamma3m.org, ma anche per dar conto di quella che vediamo qui più o meno per esempio la disordinata è la collana Ciacco che dirigono appunto Bottolotti e Zaffarano per l'editore Arcicaro di Milano, che sì dà spazio ad alcuni autori italiani, ma dà spazio soprattutto, a mio avviso, questo è proprio il momento fondante, una serie di autori stranieri ancora non appunto non tradotti in Italia, che questo probabilmente è un tot di tempo che vorranno tradurre soltanto in questa veste. Collega tutto questo discorso di Marco sulla traduzione, perché una delle discussioni che ci sono state in rete per il momento, ma insomma comunque discussione poi a volte anche un po' così, spesso in rete molto preziose, però si interrogano sui precedenti di questa operazione. Ogni volta che c'è un'operazione praticamente innovativa, parlerà di precedenti e di precedenza forse. E naturalmente appunto molti degli autori che ci hanno domande, io non li conosco, anziani dicevo, poi riconosco, però naturalmente viene anche in mente l'idea che in Italia, diciamo, la nostra poesia, la nostra scrittura, la prosa abbia avuto un periodo che è a cavallo degli anni 70 e degli anni 80, un momento di nuova elaborazione formale, di nuova attenzione che sicuramente rispetto a quello che fate voi, è più legata alla tradizione del poema prosa simbolista, che è molto ai nostri interessi direttamente, ma però in alcuni casi invece si è avventurata su questi territori di confine, tra poesia narrativa, tra comunità tap, tra dissoluzione dei margini. Ecco, io volevo che qualcuno, se se la sente, se gli va, potesse parlare di ciò che con misura riconosce questa piccola tradizione italiana, piccola grande tradizione italiana, decente, voglio dire, stiamo parlando di Campano, e ciò invece che sente assolutamente diverso, ciò che sente assolutamente disponibile. No, io per esempio personalmente, l'ho anche citato nella nostra copertina, ripeto, non sono autori a cui vicini, però autori con cose Mortesta, Gioppino Neri, Cesare Filippi, sono autori, diciamo, che hanno lavorato sulla prosa, periodo ben preciso, un momento in cui loro sono molto legati, questa è un esempio evidente, alla tradizione del poema simbolista, però hanno anche modificato una direzione psichica, una direzione molto diversa dall'originale. Voi l'avete proprio aggirato, credo, in gran parte, e mi chiedevo appunto se alcuni di questi due italiani, oppure in generale, se un lavoro sulla tradizione in prosa italiana, cita spesso Pino, se alcuni autori della lezione recente italiana per voi sono stati importanti e in quale misura invece voi non vi riconoscete in questa situazione. Va bene, grazie, come segnalavi prima, mi sento più la produzione narrativa e va bene. Però è vero che, come dire, ma che deve valere per tutti, la nostra scrittura non si risolve solo in un rapporto con un estero, ma semplicemente un viaggio al piano, quindi forse è importante.